è venuta? Oh sì, le piace osservare il mare? Sì, mi piace, è un bel posto per cui aspettare. Per aspettare cosa? La fine, lei lo sa perfettamente. Che cosa intende? Nessuno di loro lascerà l'isola, questo è certo. Quello che forse non sa è il sollievo che ne deriva. Il sollievo... L'ascia gli ha bloccato le vie respiratorie in modo tale da non far richiedere aiuto. Oddio, tutto quel sangue! Che cosa è successo? Chi ha guidato? Il signor Gogen! Vorrei, signorina Bre, guarda dove spunta! Sono appena tornata dalla spiaggia, il generale è morto. Anche il signor Rogers, ma che senso ha quello che sta accadendo? Il generale è stato colpito da una pietra, proprio sulla testa. Tutto quel sangue, quello sguardo mortale che fissava il mare, e lì accanto, la pietra insanguinata. Proprio in quel momento stavo tornando alla villa. Mi sono girata e ho visto una figura incappucciata con un impermeabile simile a quello dei marinai. Ma allora il signor Owen esiste davvero? Oppure uno di voi, visto che siete tutti qui. In realtà eravamo occupati a cercare di nascondere i segreti all'interno della casa. Dunque il signor Owen decise di approfittarne della nostra assenza e dunque uccise il signor Roger. Cinque poveri soldati, un giudizio nella sveglia, uno lo ferma al tribunale, quattro soli ne restano. Ma noi siamo cinque. Contando la Brett. Ma le statuine sono quattro. Pensate anche voi quello che ve lo so io. Le statuine non mentivano. La Brett intanto era morta per una puntura. Aveva una serie di ipodermiche infilata nel collo. Anche lei c'è un loro di potassio. I superstiti si chiusero nelle rispettive stanze. E lì rimasero, almeno per qualche ora. Poi ci fu un certo movimento di ombre, nel buio, in silenzio. Arrivò così il mattino, e con esso una nuova speranza di salvezza. Ahimè, anche per Armstrong era giunta la fine. Ad andare in giro per casa da solo. Doveva aspettarci, poi non aveva senso, solo per del cibo. Rischiare di essere ucciso per del cibo, davvero incredibile. Voglio dire, c'è un assassino a piede libero. Esatto. Il signor Narracott arrivò la mattina seguente, rimase sconvolto da ciò che trovò. 10 cadaveri. Un caso che neanche le menti più brillanti della polizia sarebbero riuscite a risolvere. Ora vi leggo la confessione dell'assassino. Potevo essere un genio, un artista del delitto. Fin da bambino provavo un perverso piacere ad uccidere piccoli animali o insetti, ma tutta la mia vita è invece stata condizionata da un fortissimo senso di giustizia. La vecchia fiamma tornò ad ardere in me solo quando abbandonai, per raggiunti i limiti di età, la carriera di giudice. Dovevo chiudere la mia vita alla grande, con una serie di delitti misteriosi e irrisolvibili, così da dare risolto il mio genio nascosto,
ma nello stesso tempo dovevo soddisfare il mio senso di giustizia frustrato. Giustiziare persone sicuramente colpevoli, ma contro cui le leggi non potevano nulla. Tra tutti i casi che mi erano passati per le mani nel corso degli anni, scelsi così pazientemente 9 candidati, studiandone a fondo le abitudini e le debolezze. Quindi, sotto le antiche spoglie di Owen, li radunai con vari pretesti, su quest'isola. Qui, conoscendoli poi di persona, mi convinsi che la decisione di ammettere loro verso una sentenza di condanna era assolutamente giusta. Dopo aver completato senza problemi le prime 3 esecuzioni, trovai un alleato inconsapevole nel dottor Armstrong, con cui progettai la messa in scena che avrebbe permesso di smascherare l'assassino. Togliemmo la corrente elettrica alla casa, dando la colpa alla tempesta in corso. Con l'aiuto del buio, simulammo il mio assassino. Povero dottore, ero riuscito a convincerlo che era l'unico modo in cui avremmo potuto agire nell'ombra e sorprendere l'assassino. Ricordo il terrorizzato stupore quando ieri notte lo spinsi oltre il dirupo, sulla scogliera, durante la tempesta. La vera difficoltà l'ho incontrata con Lombard e Vera Clayton. È nata tra loro un'intesa inaspettata. Stavano sempre insieme e questo era un grosso ostacolo all'esecuzione della sentenza. Anche Blore rappresentava un problema, sempre così attento e guardingo. Ma il sospetto reciproco che si era venuto a creare tra gli ospiti fece sì che Lombard eliminasse Blore, convinto che fosse lui l'assassino. Per poi venire ucciso fortunatamente da Vera Clayton. E la stessa Vera si è tolta la vita impiccandosi, vinta dal rimorso e dall'angoscia. Rimango io, e il decimo. Anche su di me la sentenza deve essere eseguita, per punirmi di questi omicidi e per aggiungere l'ultimo tassello al crimine perfetto senza soluzione. Affido al mare e alla sorte questa mia confessione, lasciando alle migliori menti investigative solo un ultimo segreto, la modalità del mio suicidio. Sarò trovato infatti nel mio letto, ucciso da un colpo di rivoltella in piena fronte, e l'arma giacerà lontana, vicino alla porta della mia camera. Firmato, giudice Lawrence Worthy. Leggerete tutti i dettagli domani sul giornale.